un prodotto così è invendibile, nel senso che nessuno lo prenderebbe dallo scaffale, prenderebbero la scatola intera. Si calcola che in Italia l'invendibile per questione di forma abbia un controvalore di 2 milioni di euro e in gran parte finisce al macero. Ed ecco l'idea di un gruppo di cittadini veronesi qualunque di San Martino Buonalbergo, recuperare i generi alimentari invendibili per girarli alle famiglie in difficoltà del comune. Erano 132 nel 2010, quasi 400 lo scorso anno. Se ne sono aggiunte un'altra trentina in questi mesi. Non sono più solo immigrati, quasi la metà sono italiani. Noi ci siamo incontrati per opportunità, ma per prima di tutto amicizia, fra persone che condividevano gli stessi valori, condividono gli stessi valori, per dare corpo e per dare strumenti a questa nostra voglia di aiutare i nostri concittadini. L'associazione è nata in novembre con il sostegno dell'istituzione Servizi al Cittadino, a cui fanno capo i servizi sociali del comune. Ha trovato l'adesione di numerose associazioni locali, Gente Territori, ACLI, Caritas, il sostegno del comune e la collaborazione di Iper, un grande supermercato tra Verona e San Martino, che regala i generi invendibili. Gli alpini li trasportano nella sede messa a disposizione dalla FIDAS e i volontari confezionano le borse per chi è in difficoltà, per destinarle a persone come questo artigiano, che ha perso il lavoro 6 anni fa, ha trovato la forza di chiedere aiuto e con il pane quotidiano sta trovando anche un lavoro. È quando vedi che non ce la fai più proprio, che vedi che vedi che non c'è nessuno sbocco, che non c'è niente, batti la testa contro il muro. Io ho pianto, glielo giuro, ho pianto. E spesso queste persone si sentono così a disagio, a tal punto che non si avvicinano nemmeno a queste istituzioni. Invece l'appello che voglio fare io, abbiate fiducia, rivolgetevi a chi vi può aiutare. E adesso in paese altri negozi si stanno rendendo disponibili perché 100 borse della spesa ogni 15 giorni non bastano più.